maestro Raffaele Lopez. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia, il Medita Festival, certamente un successo. Ecco, cerchiamo di scoprirlo dalla sua viva voce, cercare di capire come è stato organizzato e le finalità che si è prefisso di raggiungere, una interazione con il territorio innanzitutto. Ma sicuramente il Medita Festival ha un'arma segreta, che è l'orchestra sinfonica, una declinazione di questi vari stili, da Mahmoud, Achille Lauro a Edoardo Bennato. Sicuramente attraverso l'orchestra della Magna Grecia fa sì che ogni offerta sia potenziata di colore, di suoni, naturalmente di attrattiva. Quindi è un Medita Festival unico, non ce ne sono altri in questo modo. È fatto a Taranto, che si potenzia della sua mediterraneità, del suo mare, tra l'altro di personalità straordinarie. Pensiamo a Emanuele Di Palma, che al concerto di Edoardo Bennato porta il premio dei due mari, che con la sua banca, rappresentante appunto della banca BCC di San Marzano, e questo significa naturalmente raccontare il territorio e segnarlo anche con un albo d'oro che da oggi in poi prevederà la presenza di Edoardo Bennato, grazie alla squadra che si è creata, alla rete che si è creata con il Medita Festival. E questa rete, tra l'altro, si avvale di personalità straordinarie, di professionalità meravigliose, e quindi è una rete di cui essere tutti quanti orgogliosi. Potremmo dire un inno alla meridionalità con la presenza di Edoardo Bennato. Ma assolutamente, Edoardo Bennato intanto io lo adoro, perché veramente ha fatto delle canzoni meravigliose che sono rimaste nella storia, ma rimangono nella mente, nel cuore. Poi una rappresentanza di quella che è l'evoluzione della scuola napoletana nel tempo, no? Pensate che la scuola napoletana ha creato e ha formato alcuni dei più grandi musicisti italiani nel mondo, venivano anche dall'estero a studiare a Napoli nei suoi conservatori. Napoli addirittura aveva 20 conservatori di musica. Poi ovviamente si sono messi uno con l'altro, si sono sommati, si sono fusi l'uno con l'altro, e oggi abbiamo il grande conservatorio San Pietro a Maiella. Ma in realtà che cos'è San Pietro a Maiella se non quello che è nato intorno al conservatorio? Le personalità artistiche a Napoli sappiamo essere famosissime, tra l'altro lo stesso nostro Mario Costa, lo stesso Paisiello si sono formate anche a Napoli, e questo naturalmente è la dimostrazione che tutto il Meridione è una grande casa, e il Medita non vuole essere che accogliere, ospitale verso queste grandi genialità. Forse è ancora più pazzo di te.